vedo il mondo azzurro, solamente azzurro, e vedo tutto azzurro, e vedo tutto azzurro. Buongiorno ragazzi, nuova puntata di Azzurro. Oggi sono contenta perché c'è qui Mango. Tra l'altro ci siamo visti l'ultima volta in un clima un po' diverso, diciamo, era tutt'altro che periodo natalizio. Bello che era, era molto bello. Ma poi è sempre un piacere vederti. Anche per me vedere te. Ci stiamo facendo i complimenti a vicenda. Noi ci piacciamo. Ci piacciamo per storie un po' private. Cose che a voi non interessa. Senti un po', allora, qualche settimana fa sei andato a Plate, io ti ho visto, è stato bellissimo. E allora volevo sapere come l'hai vissuta tu. Ti sei divertito? Molto, molto, perché è una cosa carinissima. Intanto, poi c'è, quando c'è la possibilità di fare delle cose comunque dal vivo è sempre ovviamente molto bello, molto. C'è sempre quella tensione, quella paura, oddio, l'errore, la cosa, la diretta, no? Però poi è bello per quello, no? Ma infatti io... Anche dell'eventuale imprecisione, non lo so. Io so una cosa di te, appunto legata al fatto della paura, poco prima di essere su palco, che nonostante tu abbia così tanta esperienza, così tanti anni appunto di carriera alle spalle, tu hai paura proprio, ma ancora la vera strizza. Sì, 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 proprio che quella che ti tremano le gambe, non sai più come ti chiami in quel momento, e il cuore non ce l'hai più qua, è dappertutto tranne che qua, e quindi è terribile. Poi esci, sei sul palco, inizi a cantare, c'è il pubblico, ti trovi di fronte a 5.000 persone e ti passa tutto per magia, è una magia, non so. Ma com'è che, quando è che passa? Passa nel momento in cui sali sul palco? No, un attimo dopo, mentre tu stai salendo proprio veramente è terribile, cioè se uno ti tocca tu puoi svenire perché non sai nulla. Bello, veramente è un'emozione incredibile, indescrivibile, però poi è meraviglioso quando tu veramente, come ti dicevo poc'anzi, ti trovi di fronte poi alla gente e lì non ce n'è per nessuno. Ma non sei migliorato col tempo? No, peggio. Sì, cioè, ma a parte gli scherzi, davvero, peggiorato? Peggiorato, perché prima eri più incosciente, non so come dirti, adesso invece hai la consapevolezza del peso, che delle cose che stai, che vai a fare, no? E allora... Penso che tu sei un perfezionista, comunque ci tieni. Io sono un pignolo, più che un perfezionista, un bel rompiscatole. E con gli altri e con me stesso, da buon scorpione poi. Senti, allora abbiamo deciso Scorpione, di... Ti volevo dire, segno del sesso. La puntata si fa interessante. Tu lo sai che ogni segno... Guarda, io l'ascendente segno, in Scorpione, anzi la luna in Scorpione, che è il risvolto notturno. Ogni segno ha un suo simbolo. Sai qual è quello dello Scorpione? No. I genitali. Davvero? E la Vergine, che sembra così casta, invece ormai ci dà dentro tantissimo. Non lo so, devo chiedere a Laura però. Chiedilo. Vergine. Sì, ma non vedi, vanno d'accordo. Sì. Giorno? 8 settembre. Laura il 3. Abbiamo scoperto gli altari. Creiamo delle gelosie pazzesche, pazzesche no? Non è vero. Allora, senti, andiamo a vedere tra l'altro un pezzo proprio della puntata di Plate, che è Un amore non torna. Live, ce lo guardiamo. Una lacrima dentro, disillusi gli occhi miei, l'universo che scende e brilla ancora senza pietà. Eri tu, io ti amo.
Prima Camere Spente mi dicevi che sta quasi raggiungendo le 250.000 copie, poi c'è stato, ci sono state gli Italia Music Awards, quindi vuol dire, cioè, è un lavoro che ti ha dato tante soddisfazioni. Ma devo dire veramente tante, ma non solo, perché comunque sono cose che magari hai già, come dire, provato, queste emozioni le hai già provate anche in passato con altri dischi, addirittura. Probabilmente con altri dischi addirittura con vendite superiori, perché sai, questo è un periodo un po', da come si dice, un po' la crisi della discografia italiana, ecco. Però avere questo tipo di vendite adesso è già qualcosa di veramente importante. Però è proprio il modo che come è avvenuto questo successo, che è stato bello, è stato perché dopo Amore per te di 3 anni fa, che aveva fatto una strage veramente anche quel disco, era per me veramente un mettersi alla prova. Penso che tu avessi delle aspettative, no? Su questo. Sì, delle aspettative, però è lì che poi veramente vai a discutere con te stesso, dici, perché il rischio, quando ti poni, dopo un grande successo come quello di 3 anni fa, ti poni in una condizione dove l'errore ce l'hai sempre a portata di mano, ecco, è più facile quello che non il contrario, e allora stai sempre con la paura, dici, ho fatto bene, avrò fatto male, non lo so, è giusta questa scelta piuttosto che un'altra. C'è stato un piccolo aneddoto sulla scelta, per esempio, del singolo che mi piace da pazzi. Ero con un mio carissimo amico a casa qui a Milano, stavo finendo il disco e si stava pensando con l'amica discografica alla scelta del singolo, se era la rondine. È sempre oppure una cosa delicatissima. Complicatissima, quando hai 3 o 4 brani su cui puntare è difficilissimo. E ce n'erano 3 o 4, fra cui la rondine. Bene, ero a casa mia una domenica, stavo andando in studio con un mio carissimo amico Peppe, che saluto, quando all'improvviso, no, scendiamo, andiamo a passeggiare sul Naviglio per andare in studio, e in quel momento incontriamo una persona, un signore anziano con un fagottino in mano, un Dio messio del destino. Ci avviciniamo e chiediamo che cos'è che hai in mano, perché vedevamo un certo movimento. Guarda, è una rondine, l'ho appena raccolto. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: questo è il pezzo, questo è il singolo. Direi veramente, cioè, che sì, più bellissimo. Non ti spaventano queste cose? Assolutamente no. Ci sono, secondo me, anche se io non sono né superstizioso né non credo poi in tante stupidaggini, non credo negli oroscopi, anche se prima abbiamo scherzato su queste cose, non ci credo. Come no? Io ormai mi ero fatta tutti i miei film. Poi li facciamo dopo i film, non ti preoccupare. Ma stavo dicendo che, ma vedi, ma è confuso. Sto confuso, no, mi stavi dicendo che non sei superstizioso, che però i segni. Ci sono alcuni segni, alcune cose che magari, non lo so, poi chi ci crede, chi non ci crede, non è quello il problema. Però ecco, su questa cosa, il fatto di aver trovato questo signore con una rondinella in mano, che era caduta, non so da dove, che noi siamo passati in quel momento avendo questo dubbio su quale doveva essere il singolo, mi sembra una cosa, perché devo dire no, non ci voglio credere a questa cosa, oppure scelgo un altro pezzo. Anche mi sembra probabilmente a priori comunque già ti piaceva. Certo, è ovvio, era già nei quattro favoriti. A quel Senti, punto fra altri, oltre a rondine, cosa c'era? Si può dire? C'era Un amore non torna, ovviamente, c'era Disincanto.
Probabilmente sarà il terzo singolo, e c'erano altri due o tre ancora. C'era Io sono sentimentale, Ho consumato la notte, quindi un album, E mi basta il mare, quindi un album, ecco, su cui veramente c'erano potenziali tanti. Sì. Va bene, senti, a proposito di, appunto, di singoli che anticipano l'uscita degli album, questo qui è stato il singolo con cui la tour ci ha anticipato l'uscita di In potere che ha avuto l'album. Però a livello proprio di rapporto col pubblico, visto che abbiamo toccato l'argomento all'inizio della puntata, proprio come sono stati i concerti? Guarda, a dir poco, meravigliosi è poco, perché non è di più perché però onestamente ho sempre avuto un bel rapporto con il mio pubblico, con la gente che viene ai miei concerti. Però questa volta c'era qualcosa di più, c'era quella voglia da parte anche di chi veniva ad ascoltare il concerto, chi veniva ad assistere al concerto, di partecipare ancora di più se possibile, cioè quindi non solo, presenza. Non solo cantando, non solo urlando, non solo un modo da parte loro di esternare questo amore spassionato nei miei confronti, che è una cosa che ti lascia anche così con un grande imbarazzo, un po', ti lascia un po' di stucco perché tu non sai come reagire. C'erano momenti del concerto dove, che ne so, facendo dopo Gli angeli non volano, che è un brano molto particolare, diciamo, no? Quindi solo archi, piano e voce. Beh, la gente non faceva più l'applauso come, che ne so, sulla rondine dove zompavano, c'era un'esplosione, quindi per un minuto, due minuti c'erano delle urla pazzesche, non riuscivo neanche a sentire cosa stavo dicendo, cosa stavo facendo. No, c'era l'applauso sottotono. Sì. Quindi, però che durava 5 minuti. Allora, tipo lirica, no? Tipo concerto di musica classica. E sono queste le cose belle, entusiasmanti, dove tu sai veramente che puoi scatenare questo tipo di reazione nel pubblico, a seconda del pezzo addirittura. Quindi la rondine ha un certo tipo di applauso, Gli angeli non volano ne ha un altro, Oro ne ha un altro ancora. E quindi ogni brano... Ma è bello che sia così personalizzato. Cioè, ecco, e quindi questo è stato veramente, veramente bello. E poi... la partecipazione da parte del pubblico è veramente incredibile. Senti, ma secondo te, parlando proprio nello scenario della musica italiana, qual è un autore, quindi si sta parlando proprio di testi, non di melodie, che secondo te vale? Io secondo te rispondo a questa domanda, non posso. Ma come no? Uno che ti piace? Ma non si sta dicendo chi non ti piace, ma chi secondo te è valido? Non posso rispondere. Perché no? Posso rispondere per tanti motivi. Allora, dimmi i motivi per cui... Un altro tipo di domanda, allora chiedimi, Pino, di italiani, a te piace la musica italiana? Fammi questa domanda. Va bene, ok. Pino, a te piace la musica italiana? No. Con questa premessa e mettendo da parte uno può rimanere anche scandalizzato da questa mia affermazione. Ma allora giustificamela però. In quanto... italiano, in quanto autore italiano, artista italiano, eccetera. Intanto dobbiamo fare un distinguo. Parlare di musica italiana, secondo me, significa andare a ghettizzare la nostra musica, il nostro modo di fare musica. Perché io non penso che quando si parla di musica italiana si intenda... parliamo di una musica superiore a quella inglese, a quella americana, no, giusto? Si parla di una musica sicuramente italiana. La si stringe, no? Questo io non lo sopporto, mi dà fastidio. Perché? Perché comunque anche noi italiani facciamo un certo tipo di musica che non è più legata ad un territorio. Non è come 20 anni fa, 30 anni fa, quando veramente esisteva la nostra musica, e poi c'era quella internazionale, che però prima di arrivare in Italia si facevano le cover. Vi ricordate, non so, negli anni, io ero ragazzino, però mi ricordo negli anni 70, negli anni 60, prima che arrivassero i dischi degli Afro Dice Child, di Demis Rousseau, c'erano le cover fatte in Italia dalla premiata Fonoria Marconi, prima ancora Quelli si chiamavano, oppure non so, ma tutti gli artisti italiani, da Caterina Caselli, non so, tutti, Gianni Morani, facevano delle cover. Beh, quindi ti ero
mancino, dico adesso ci andiamo a vedere il video, non ti... No, assolutamente, tiro mancino sono anzi un prodotto, secondo me, tra i pochi prodotti, ma che valido, ma che io non reputo come musica italiana, non dico no, musica ho capito, italiana. Non ti piacciono le ghettizzazioni? No, ecco, questo... Però è anche vero che ogni ghetto ha la sua particolarità. Che vuol dire? Che ogni, se tu, no, perché non è vero, se tu isoli, qui adesso noi litighiamo, prima andiamo, allora faccio così, andiamo a vedere il video e poi mi spiego. Il fatto che ho detto io che anche da una ghettizzazione comunque ci si può trovare qualcosa di bello è il fatto che si usa dire la musica italiana, la musica anglosassona, anglofona, la musica africana, però questo non viene definito come, cioè non vuole essere messo da parte, cioè ogni musica per me ha una propria caratteristica, che non per questo deve essere qualcosa di negativo. Assolutamente no, però... Vedi, io mi ricordo quando ero ragazzino, mi ricordo di aver letto questa bellissima intervista di Duke Ellington, il grande Duke Ellington, il quale diceva alla domanda: lei, Mr. Duke Ellington, lei grande jazzista, eccetera, eccetera. Lui ha risposto, ha fermato l'intervistatore, ha detto: no, il jazzista lo sta dicendo tu. Io non sono un jazzista, io sono un signore che fa musica. E basta, nient'altro. Poi tu hai sono le etichette, di, dici tu, certo. Di ghettizzare comunque e di racchiudere in un qualcosa di particolare la mia musica, ma io non lo faccio. Io quando faccio musica, non sto facendo né jazz, né pop, né rock, niente, sto facendo musica. Ecco, questa è una cosa che mi ha sempre che mi ha colpito e l'ho sempre tenuto un po' come un... non un obiettivo, come un pensiero da tenere presente perché è importante, non si può trascurare questo argomento. Questa fa parte di ogni critica, che sia musicale, che sia artistica, no? Voler incasellare in un periodo, perché per parlare di hip hop, ma poi abbiamo 10.000 definizioni. Non servono, ci sono diverse scuole, diverse influenze, cioè tu non prima è più bello parlare di musica. Sì, certo, però tu prima, ad esempio, a Camere Spente dicevi che tu hai avuto delle influenze di un certo tipo e le influenze che hai avuto tu hanno erano un background. Erano determinate influenze, sì, quando avevo 12-13 anni, però erano anche le mie scelte quelle. Quindi non è che solo, non era, io avrei potuto anche ascoltare un altro tipo di musica, quindi vuol dire che sono stato io comunque a scegliere quel tipo di musica da ascoltare e quello è il tipo di musica che oggi prediligo, comunque. Ecco perché a me la musica italiana non piace. Molto semplice. E punto e basta. Senti, cambiando discorso, invece tu ti rendi conto quando stai componendo un tuo pezzo di quello che stai facendo o il successo che magari ha il brano lo scopri dopo? No, è una cosa molto complicata questa. Il successo di un brano, se si intende... quello poi che ti attribuisce il pubblico perché scopre quel pezzo, lo ama, quello è un altro fatto. Però io credo che il successo di una canzone tu possa prevederlo poco. Io sono sicuro, sono sempre stato sicuro che la rondine, nel momento in cui la stavamo facendo, era un grande pezzo. Cioè, per grande pezzo intendo un brano con una grande comunicativa, quindi con questo dici sia dal punto di vista melodico che dal punto di vista del testo? Da qualunque punto di vista, sai perché? Ecco, io parto comunque dal presupposto che comunque a prescindere da tutto, a prescindere dal mio lavoro, io ho un mio gusto. Quindi io quando sento una canzone, sento, che ne so, ho sentito la canzone la prima volta delle Sugar Babies, quest'estate, Round Around, ho detto questo per me è un capolavoro, funzionerà tantissimo, bam, ai primi posti delle classifiche mondiali. Non è così complicato, voglio dire. Poi puoi chiamare pure la toppa ogni tanto, cioè nel senso che dici, ma no, questo era un successo e poi un fiasco colossale. Però è raro. Quindi cosa voglio dire con c'è questo? Orecchio. Non che ho la sfera di cristallo, per cui no. Basta un minimo di gusto di un certo tipo, secondo me però puoi accorgerti poi se quella cosa può avere successo o no. È difficile pensare che Purple Rain non sia un grande successo. Io penso che Prince, mentre la stava scrivendo, era perfettamente cosciente che stava scrivendo un capolavoro. Sì, cosa tragica, però c'è chi pensa... Imagine, io penso che lui in quel momento sapeva che adesso do una legnata a tutto il mondo. Cioè,
lo sapeva. Però dico, non che la cosa dire... triste, c'è chi chissà pensa di aver problema. Scritto un capolavoro e invece non l'ha fatto per niente. Quello è ignorante. Quello è che è preoccupante. Senti. Quella è la maggior parte. No, stiamo scherzando, forse stiamo dicendo anche delle storie. No, stiamo scherzando. Senti, continuo con la nostra video studio che questa settimana è dedicata ad un grande Vasco, che fra l'altro è appena uscito con... Senti, Pino, ma c'è un fatto che sia magari appunto che è successo, è passato in telegiornale, piuttosto che un fatto tuo personale che è successo nel 2002 che ti ha ispirato qualche canzone? O che magari ti ispirerà? Zero. Ci ho cannato domanda in pieno. No, perché? No, l'hai azzeccata, ti rispondo sinceramente, no. Non c'è nessun fatto... Ma no, io penso di pigliare spunto, o forse sì, automaticamente, perché comunque tutto quello che... alla fin fine vai a scrivere, comunque fa parte di te, fa parte del tuo modo di essere, no? Allora, il tuo modo di essere comunque è formato da che cosa? Da tutte queste informazioni poi, no? Che possono essere di qualunque tipo, di qualunque... Ma c'è chi si fa influenzare molto dalla vita sociale, politica? Beh, sicuramente voglio dire, ecco, io non sono quello che... No, proprio lo faccio, scarto a priori un certo tipo di cose. Sicuramente non sono quello che cascano le torri gemelle e ci scrive sopra una canzone. Cioè mi fa schifo l'idea. Di andare a fare un discorso di questo tipo. Cioè, non... Se il boss avesse ragionato come te non sarebbe mai uscito The Rising. Non me ne può fregare di meno, lui l'ha fatto, buon per lui. No, ma certo. Vedi perché ognuno poi, tra l'altro è una canzone bellissima secondo me quella. Però io parlo per me, io non l'avrei mai fatto perché mi sarei sentito un grande imbarazzo nello scrivere un qualcosa su quel fatto che... talmente brutto, talmente triste, talmente angosciante, per cui io ci vado a scrivere una canzone. No. Nel bene e nel male non mi piace. E preferisco parlare di altre cose nelle canzoni, soprattutto d'amore. Un pochettino di pubblicità. Scusa, ma ti posso fare una domanda? Ma... No, aspetta, non la voglio sentire, non la voglio sapere. Perché quando me la fai con quella faccia lì vuol dire che è qualcosa. Faccio una domanda da Scorpione. Aiuto, allora mi chiederà sicuramente qual è la, tipo, la mia posizione erotica preferita. Non sono sceso mai così in basso in presenza di una telecamera. Volevo soltanto chiederti. Invece in privato, dagli le punta. Ma tua sorella è bella come te? Che vergogna. Che è più bella? Sinceramente per me Cecilia è molto più bella. Cecilia? Sì. Per me è più bella. Sì. Siete solo due in famiglia? Sì, c'è anche la mamma però. Cioè, parlo di voi. Poi, però Laura qui è sempre peggio. Laura, non guarda. Va bene, senti, fammi recuperare la domanda, allora ce l'ho. Parliamo di Mango come autore. Perché so che tu hai scritto un brano che fa parte del primo lavoro di Dennis, il vincitore di Saranno Famosi. Allora volevo parlare un po' di questa collaborazione che effettivamente è un po' particolare, atipica. Sì, sì. Atipica per tanti motivi. Primo perché io sono... Non restio alle collaborazioni, anzi, mi piace tantissimo e corro sempre ogni volta che ho la possibilità di fare delle cose, soprattutto particolari con qualcuno, così come ho fatto con, che ne so, con Giovanni Tommaso, con Mario Raia, quindi cose, ecco, che sicuramente andavano al di là del mio lavoro solito. Sono andato di corsa perché mi piace comunque andare a scoprire delle cose nuove, insomma. E quando sono stato interpellato da Caterina Caselli, che è la progettista, diciamo, di questo lavoro di Dennis, su questo ragazzo, io non avevo visto neanche una puntata di Saranno Famosi perché, devo dirlo sinceramente, a me queste trasmissioni non piacciono. Per fortuna. Cioè, no, nel senso che non le amo, non credo. Poi sicuramente avranno una loro valenza, avranno un significato particolare. Il loro perché, come quasi tutte le cose, ce l'hanno. Esatto, bravissimo. Però a me non interessa più di tanto. Devo dire che mi sono fatto mandare un po' di materiale per verificare, dico, fatemi vedere chi è, che cosa fa, come canta. Beh, io sono rimasto alquanto sorpreso da questa sua vocalità che a tratti ricorda Baglioni, Zarrillo, ricorda, non lo so, ma pure secondo me, io ci vedo pure
Ramazzotti addirittura dentro, in questa vocalità. Però senza... un po' di Ramazzotti, una punta di Baglioni e via. Che potrebbe essere un fatto negativo questo, no? Però se tu vai a miscelare dati, tutte dati queste cose... i discorsi di prima sulla musica italiana. No, non è vero. No. No, invece secondo me, ecco, lui riesce a trattenere nella sua timbrica un po' delle cose migliori di ognuno di loro, quindi a tirar fuori comunque un altro tipo di dimensione, e questo l'ho trovato abbastanza affascinante, anche se lui è ancora, come dire, acerbo, insomma, ecco, per certi versi. Voi avete avuto un contatto? Di persona proprio? Sì, certamente, io poi sono, per quanto riguarda i miei pezzi l'ho praticamente prodotto io, perché sono andato in studio a verificare, a seguirlo nel canto e quindi a cercare di dare un po' dei consigli. Ecco, anche qui quando tu dai un consiglio a Dennis, devo dire che lui riesce a percepirlo appieno, questo consiglio, e poi a tirarlo fuori sotto altra forma. E questa è una grande dote. Una dote che appartiene a quelli che veramente ci sanno fare, a quelli che. E poi sono contento, perché secondo me non è il cuore, è un gran pezzo, io l'ho detto un gran pezzo. Va bene, intanto ci guardiamo un altro gran pezzo, la rondine. Siamo arrivati alla classica domanda che si fa alla fine dell'intervista. No, infatti non stavo assolutamente pensando a questo. Senti, la classica domanda è: ma buoni propositi, progetti per il 2003? Cioè, che cosa farai nel futuro? No, non è vero, non lo so. Ho un sacco di cose in mente. Intanto occuparmi di produzione, quindi dopo il dopo Dennis, insomma, il dopo Dennis ci saranno, non tua, di altri, sì, quindi solo come produzione. Mi piacerebbe molto fare due o tre cose che ci sono già in cantina. Ma con chi si può dire? No, perché poi metti che non dovessero andare in porto, invece no, sicuramente andranno in porto. Ma vedi che c'è qualcosa che ti interessa nel panorama italiano, poi però magari non è nel panorama italiano. Allora mi sono spiegato male prima, ti devo ribadire tutto il concetto, non è vero. No, lo facevo per provocazione. Io penso che alla domanda ti piace la musica italiana rivolta all'80% dei miei colleghi ti risponderebbero come ti ho risposto io: no. Adesso è stato più chiaro. Adesso sì. Poi andando invece sui progetti del 2003, sicuramente ci tengo molto a questa, l'uscita di un libro. Di un libro di poesie. D'amore anche. E soprattutto d'amore. Si parte sempre dall'amore. L'amore ricopre, secondo me, il 99,9% di tutto quello che noi siamo. Noi siamo fatti per, quant'è, di 90% di acqua, dicono? 70% di acqua, non è vero, secondo me siamo fatti per il 90%. Regole incareggiate. 90% d'amore e 10% d'acqua. 90% di acqua, vabbè. Facciamo un 100, 160. Quindi niente, questo libro di poesie, primavera del 2003, dopo l'estate. No, questo non lo so, sicuramente nel 2003. Sarà una cosa, secondo me, molto particolare, non voglio dire bellissima, perché... Ma qualche tua poesia magari hai già pensato di metterle in musica? Ma ci sarà, secondo me, anche qualche testo, che io considero... poesia, sì, è brutto però dire poesia, perché la poesia io l'ho sempre vista come una cosa antipatica, mi è stata sempre un po' sullo stomaco. Ecco, un'altra cosa che non mi piace. La fanno studiare a scuola? Bravo. Cioè, e fussi come immobile, cioè, a me sembra delle pizze colossali, delle cose tremende. Invece amo, per esempio, la poesia di Alda Merini. Che, ti piace Alda Merini? Sì. Io adoro Alda Merini. Vedi che abbiamo in comune. Senti, siamo arrivati alla fine qua della... Quel tipo di scrittura mi piace, un po' quella che piace, quella che faccio anch'io. Siamo arrivati alla fine della puntata, gli sgoccioli qui ci fanno segno di stringere, io ti saluto, ti devo ricordare, ecco, magari ricordiamo qualche il tuo sito internet in modo che i ragazzi possano far riferimento. Sì, voglio dire intanto che il mio sito è in fase di aggiornamento, perché uno è stato bloccato e ce n'è un altro in costruzione. Mentre sicuramente chi ha urgente bisogno di contattare persone che mi stanno vicino, eccetera, possono comunque contattare Flor De Verano, www.flordeverano.it e intimedistanze.it. Va bene, perfetto, grazie Mango, sono contenta. Mango è Pino, sono contenta di esatto, agosto di Mango, presenti. Va bene, spero di vederti presto. Okay. Va bene, ciao ragazzi. Non solo. No, Laura! Ci vediamo.